Questa domenica il Signore ci parla di vigna. Si sa che la vigna ha sempre rappresentato il campo preferito dall'agricoltore, poiché peraltro comporta molta cura da parte di chi vi deve lavorare e in genere viene vissuta come un campo prezioso, un campo dal quale si può ricavare un frutto straordinario, un frutto meraviglioso, che ci rimanda, se vogliamo, anche alla Santa Eucaristia. Però ecco, il tema di questo Vangelo che ascoltiamo questa domenica ci ricorda che Dio è sempre alla ricerca dell'uomo, questo padrone che va in piazza, come si faceva una volta a reclutare gli operai per la sua vigna, ci va ogni 2 ore fino al tramonto e assume proprio questi operai e li assume ogni 2 ore, appunto, e in maniera paradossale, diciamo, li assume così quasi contro i suoi interessi, poiché li chiama all'ultima ora. È strano che li chiami all'ultima ora, non vi sarebbe più bisogno di loro, insomma, alla fine di una giornata, però li chiama, perché da questo comportamento capiamo che il padrone, che poi è Dio, ha a cuore la dignità della persona. Di fronte a quella frase che viene indirizzata a questo padrone: nessuno ci ha presi a giornata oggi. Mi rimando un po' a quello che Dio dice a Mosè: ho ascoltato il grido del mio popolo. È questo Dio che viene a cercarci, che si rende presente. Siamo noi molte volte che non lo riconosciamo, ma Lui ci chiama mentre noi lo cerchiamo. Vogliamo operare, vogliamo partecipare, magari non ci sentiamo chiamati, ma il Signore chiama ciascuno di noi e ciascuno di noi riceve una particolare chiamata dal Signore, perché ognuno di noi è indispensabile nel campo di Dio. Non c'è persona che possa dire: io non sono utile, io non posso, io non potrei fare nulla. Ecco, questo a riguardo Don Antonio Bello ci dice proprio questo, che il Signore appunto si chiede: ovunque tu vada, ovunque tu sei, sicuramente potrai diffondere il profumo di Cristo. Lasciati scavare l'anima, cioè lasciati coinvolgere dalle sofferenze del tuo fratello, lasciati toccare il cuore, usa misericordia verso il prossimo, poiché tu sei chiamato, come tutti sono chiamati. Sei, diceva così Don Tino Bello, proprio: il Signore ti ha chiamato nella folla e ti si chiede, ovunque tu vada, possa diffondere il profumo di Cristo, e tu possa essere quindi un operaio della vigna del Signore, a prescindere da quello che potrai fare e dal momento in cui decidi di rispondere a questa chiamata.